Ci siamo in partenza, facciamo qualche giorno all'Elba, ho portato un po' di canne, naturalmente canne da surf, bolognese e spinning. Sono bello carico, pronto per girare tutta l'Elba, non aspetto di trovare però i saraghi all'Elba, che è il mio target principale per quanto riguarda la pesca dagli scogli. Ci siamo fermati perché si è vista una bella calettina e probabilmente ci si farà una tappa subito a pescare anche domani, perché abbiamo preso tutto, ma servirebbe un po' di pesce ovviamente per cenone. E finalmente siamo arrivati all'isola d'Elba, Marciana Marina, spettacolare. La prima uscita, un quarto d'ora a provare il barracuda e domani surf a Procchio. Siamo finalmente in spiaggia. È voluto, il primo giorno è sempre macchinoso, però ci siamo ambientati bene. Una novità per me pescare all'Elba con la canna, perché non ci ho mai pescato, l'ho sempre frequentata molto nel mondo delle gare della pesca subacquea, l'ho frequentata anche abbastanza per la pesca dalla barca, ma dalla spiaggia l'ho sempre sentito parlare bene. Ora vediamo un attimino. Ho portato due canne da beach diciamo leggere, come vuole il nome, da beach leggering, perché contavo soprattutto di pescare a ridosso del mare, non volevo fare proprio un surf di quello spaventoso, anche se domani però proverò a solcare un pochino le onde. Siamo nella spiaggia di Procchio per l'esattezza e siamo stati con mia moglie a ottobre e abbiamo visto che c'era un discreto movimento, orate soprattutto, ho visto mormore, ho visto occhiate, quindi la temperatura è gradevolissima. Siamo al 31 gennaio dicembre, siamo in pieno inverno, però c'è 20 gradi abbondanti. Userò un chiomo da 75 con un mini trave e un long arm di 1,50 m. Come esca ho recuperato un po' di coreani e un murido. Vediamo un attimino di cercare di approfondire poi nei giorni successivi con esche un pochino più particolari. Vedrò se... Ora si prova a tirare su perché 10 minuti sono passati, non si è visto mossa. Però vediamo se mangiano i granchi. Senti il peso? Eh? Senti peso? Niente? Niente. No, però l'esca c'è ancora, quindi mi dà buona speranza. Sì, l'esca c'è ancora. La prima esperienza qui a Procchio è devastante, terrificante. Non abbiamo preso nulla, non abbiamo visto nulla, abbiamo pescato con vermi e basta, però non c'è stato movimento se non quello delle persone con i cani a passeggio. E ora rientriamo perché abbiamo fatto 4 ore di pesca senza una toccata, troppo forse fermo il mare, acqua chiara. Domani proveremo con il mare un pochino più mosso. Ora ci fermiamo lì a Marciana, vediamo se fare qualche altro minuto di pesca.
siamo finiti al porto di Marciana su un moletto a Bachini e si prova un attimo il calatore al calamaro con il gambero. Io sto pescando bolognese Bachini, ho fatto due lanci, per ora c'è da prendere ancora il primo pesce all'erba. Nonostante le ottime prospettive siamo messi male. Meno male, ripeto, si è comprato stamani quattro calamari per fare un sughettino, un primo, perché contavo di prendere un pesciotto, ma per ora è difficile. Però le condizioni ora ci sono. Sono con una bolognese di 6 metri, 2 grammi, di galleggiante, appoggiato sul fondo e bigattino. Vediamo un attimino il calasole, poi domani proviamo ad andare dall'altra parte, c'è un po' di mare, sicuramente qualche toccata in più si vedrà, perché mare calmo, acqua ferma, molto molto difficile, lo supponevo. Insomma, via con la secchia presa da me, da Monica, grande cattura, e un paio di saragotti e viene fuori un bel sughetto, dai, questa sera. Allora, siamo a Fetovaia, stamani ho cercato un pochino d'onda rispetto al mare calmo del giorno prima di Procchio, siamo venuti dalla parte opposta, scirocco in faccia, non è fortissimo, però un po' di rimescolamento lo fa. E purtroppo le esche stanno soffrendo, no? Ho fatto lo sbaglio di lasciarle in macchina e vedrò almeno una scatola di cercare di utilizzarla tutta nel breme, facendo inneschi anche abbastanza ricchi. Allora, i granchi non ci sono, però non c'è nemmeno pesce. Ho fatto il lancio di prova qui davanti, ora lo rifaccio un altro e tiro su quell'altra canna. È scappato un pesciotto qui, nel sottoriva, ma nemmeno a fare un innesco voluminoso. Ho messo anche un flotterino che tende a farlo fluttuare, perché c'è tanta posidonia, tanta alga, quindi devo cercare di lanciare negli spazi che fa un banco d'alghe in alto. E niente, sto smontando, sono le 2, abbiamo pescato dalle 10:30. Abbiamo visto forma di vita tranne quel saragotto. Va a testimoniare che la pesca da terra purtroppo è sempre più difficile. Giorno 2, siamo nella spiaggia di Cavoli, comodissima, parcheggio, macchina e una bella spiaggia. Purtroppo non c'è quel frangente che volevo. C'è scirocco dritto, un po' di mossa di mare c'è, la spiaggia sicuramente sarà fonda perché è una spiaggia incastonata fra due lingue di rocce, quindi ci sarà sicuramente fondo. Un po' di cavallone lo fa, ma non fa quel frangente che si cercava. Va bene, e mi preparo, sempre solita attrezzatura, due canne da beach da 100 grammi, esca purtroppo solo il coreano, ma stasera attenzione, tornerò a Marciana perché c'ho un conto sospeso con l'orata che mi è scappata ieri sera per pesce. Oggi ci riprovo. Finiamo anche oggi questa sessione di pesca a surf con un bel cappotto. Spiaggia spettacolo, come ho detto, che degrada subito fonda.
scirocchino che alza la temperatura dell'aria e dell'acqua, però nonostante questo diamo la colpa all'esca. A questo punto il coreano è un'esca che a me non piace, un verme che nell'acqua subisce la morte dopo poco, diventa inerme, quindi non ha molta attrazione, però qualche pesce c'è stato preso, ce l'abbiamo preso. Poi ho trovato solo il coreano, però il tempo segnalo 24 gradi e semaforo verde qui, di cavoli. Allora amici, oggi siamo a Pomonte, in un posto suggerito da un amico di un negozio qui a Portoferraio, Stefano, che saluto, e mi ha consigliato di venire qua. C'è un po' di mare di onda lunga, è quella che ci vuole per pescare con bigattino ai sardi. Continua la saga del sarago piccolo. Pesco abbastanza grosso, pesco con un 16, non credo molto al filo fine nel mare, soprattutto mosso. Sicuramente un fasciatello, bellino, però tutti medaglini, tutti picci. Siamo arrivati alla fine anche oggi di questa giornata impegnativa sotto il profilo della resa del pesce, bellissima per il resto, perché posto spettacolo, c'era tutte le condizioni, forse il mare è un pochino troppo
calmo, poca schiuma, poca turbolenza, acque molto chiare, quindi tutti pesciolini piccini piccini, ma ci siamo divertiti. Che si vede agevole, possiamo anche provare a pescare anche se con il mare calmo è tutto complicato. Porto Azzurro, siamo quasi arrivati, A destinazione. È novità per noi, non ci siamo mai stati, siamo, ripeto, in una parte proprio inesplorata per noi. Io penso metterò due cannettine da surf, nel frattempo ci si allestisce la nostra base, macchina qui, canino qui, e vediamo cosa ci dà la spiaggia ideale. Perché mi aspettavo che ci fossero degli incagli, perché la spiaggia è ghiaiosa, però al primo lancio muoverlo un attimino, incastrare nel fondo e strappare, insomma, mi butta un po' giù. Però quell'altra l'ho recuperata senza problemi, a parte le alghe, ora provo a rinnescare e rifare. La canna è bella piegata. Attenzione, ora no, no, come tira? Dai, ci siamo? Mira, sono emozionatissimo. Attenzione. Piega, vada là. Piega tanto, è pesissimo. Dà delle belle testate, ora non mi dire che è una perchia perché non ci vedo, No. Dai, dà delle belle testate. Attenzione che è un bel pesce. Sì, si vede ora che è saltato lì dietro. Che bel pesce, attenzione! È un pesce spettacolare, wow, è tordo ciliegio, è meraviglia! Alzo. Si rilascerà anche questo. Certo. Che bel pesce. Il pesce d'Italia. Vieni. Vai. Sono contento. Un bel pesce. Allora, per oggi è finita questa pescata a surf nella spiaggia di Reale con un bel tordo marvizzo, un ciliegio, bello. Ora rientreremo piano piano a Marciana e ci prepareremo per... Stasera calamari. Stasera spinning al calamari. Ieri sera dei pescatori ci hanno fatto vedere dei calamari che hanno preso, una cosa spettacolare. Io non avevo mai visto il colore di un calamaro in tutta la mia vita, ho 55 anni. Bellissimo, rosso rubino, spettacolo. Ho detto, ma allora quando si vanno a comprare, che so? Mamma mia. Poi diventano bianchi, che anche questo non lo sapevo, ma bianchi quando sono morti. Ma veramente mi piacerebbe poterlo prendere stasera. Ho preso una seppia l'altra sera, soddisfatta. Però ora che in calamaro non l'ho mai preso in vita mia, mi piacerebbe fare questa esperienza. Siamo al Calasole e vicini, qui all'imboccatura del porto di Marina di Marciana, a calamari. Per il momento nulla, ma il buono, lo sapete, è mezz'ora prima che cali il sole e mezz'ora dopo. Ce l'hai? Sì, ce l'hai. Sì, così va bene. Grande! Vieni.
Si sta concludendo questa nostra pescata a calamari e attualmente sto provando, ancora prima di chiudere definitivamente, e fare un altro quarto d'ora e poi niente, rientreremo a cena per poi preparare i bagagli, perché Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tour di pesca, siamo andati all'Elba per cercare la tranquillità, l'abbiamo trovata. Siamo andati proprio per pescare, per sondare i vari posti, per spiegarveli in questo video. Amici, al prossimo video che abbiamo fatto tanti insieme, ma questo forse è quello che mi dà più felicità, perché ho condiviso una settimana con mia moglie a pesca. Ciao a tutti, alla prossima!